Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Io sono Michela Di Bitonto di Formexpia e vi do il benvenuto a questo 32esimo webinar del ciclo dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo di finanziamenti europei per l'innovazione digitale e in particolare dei finanziamenti dedicati al settore delle comunicazioni. Come sempre il webinar durerà 1 ora e 30 e oggi abbiamo con noi quattro relatori: Claudia Salvi di Formexpia, Claudia De Stefanis della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Daniele Tatti e Paola Rossillo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Bene, vedo che siete già quasi 140, aspettiamo ancora qualche minuto, come sempre mi prendo qualche minuto appunto per dare a tutti modo di collegarsi alla piattaforma e nel frattempo vi ricordo che questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agide e Formexpia, Italia Login Servizi Digitali, e l'obiettivo di questi webinar è proprio agevolare le amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale. Quindi anche questo webinar dedicato ai finanziamenti europei per l'innovazione digitale si introduce proprio nell'ambito di questo tema dell'innovazione digitale, in particolare dei finanziamenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni che possono utilizzare per attuare progetti di innovazione. E in particolare oggi parleremo proprio dello strumento finanziario dell'Unione Europea, meccanismo per collegare l'Europa, sezione telecomunicazioni. Entrando nel vivo del programma di oggi, apriremo con Claudia Salvi, del Centro Europe Direct Roma Innovazione, ospitato da Formexpia, che ci farà un'introduzione al webinar e una presentazione proprio delle attività di Europe Direct. Proseguiremo con Claudia De Stefanis, che è la responsabile comunicazione, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Che introdurrà proprio il tema anche di oggi, che poi vedrà come relatore Daniele Tatti, che è responsabile del Servizio Rapporti Europei dell'Ufficio Coordinamento Attività Internazionali di Agid, e ci parlerà proprio della presentazione del programma Meccanismo per collegare l'Europa, CEF, settore telecomunicazioni. E proseguiremo poi con Paola Rossillo dell'area trasformazione di Agid, che ci presenterà un progetto cofinanziato da CEF Telecom nel settore della fatturazione elettronica e IGOR, Invoicing Go Regional. Allora, ricordo a tutti che potete porre domande ai relatori tramite la chat, noi le selezioneremo e cercheremo di rispondere a quante più domande possibili. E che la registrazione e i materiali condivisi dai nostri relatori di oggi verranno condivisi nella pagina di Eventi PA, quindi troverete sia le slide che la registrazione nel pomeriggio, in particolare in questa pagina dove appunto vi siete iscritti. E vi anticipo due webinar che si svolgeranno la prossima settimana. Uno si svolgerà l'11 dicembre, sempre alle 12, e parleremo di sicurezza cibernetica, iniziative e azioni per amministrazioni più sicure. Mentre il 13 dicembre, parleremo di fascicolo sanitario elettronico. Questi link sono attivi, volendo, se vi interessa il tema potete già iscrivervi oppure, segnalare ai vostri colleghi appunto questi temi, molto specifici. Io a questo punto direi, vedo che siamo a 171 partecipanti, sono le 12:05, quindi chiederei a Claudia Salvi di attivare il suo microfono e la sua webcam in modo da entrare nel vivo del webinar di oggi. Eccoti Claudia, buongiorno. Allora io ti do, non ti sento? Oh, ok, adesso ti sento, perfetto. Allora ti do la parola. Oggi Claudia, in quanto esperto poi di finanziamenti europei, modererà questo webinar. Quindi Claudia, grazie, a te la parola. Grazie a te Michela, buongiorno a tutti, ne approfitto anche per salutare gli altri colleghi degli altri Europe Direct della rete italiana che vedo collegati.
Io brevemente volevo innanzitutto, siccome questo webinar è organizzato in collaborazione con lo Europe Direct che ho ospitato presso il Forum SPA, volevo un attimo parlarvi di che cosa è lo Europe Direct e di cosa facciamo. Gli Europe Direct sono una rete di centri di informazione che svolgono attività di comunicazione e hanno l'obiettivo quello di fornire informazioni ai cittadini che vogliono saperne di più dell'Europa. La rete degli Europe Direct italiana è composta da circa 44 centri che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, ma in realtà la rete è europea, quindi ci sono circa 450 centri distribuiti in tutta Europa. Il centro attivo presso il Formez dal 1 gennaio 2013. Noi facciamo varie attività, principalmente divulghiamo le informazioni sull'Unione Europea, sulle sue politiche, ma anche sulle opportunità di finanziamento attraverso uno sportello informativo aperto al pubblico, ma anche attraverso un contact center telefonico, il cui numero lo vedete qui sulla slide che stiamo proiettando. In più abbiamo dei focus web dedicati appunto all'Europa, uno europa.formez.it, dove trovate sia una serie di notizie sulle ultime novità provenienti dall'Europa, ma anche tutta una serie di servizi online, come la scadenzario dei bandi dei finanziamenti comunitari, la banca dati eventi che dà informazioni su giornate informative e quant'altro organizzate sia dalla Commissione europea oppure da istituzioni in qualche modo collegate all'Unione europea. Abbiamo una banca dati ricerca partner e poi abbiamo due banche dati che sono, anzi tre. La banca dati dei programmi comunitari del periodo di programmazione precedente, cioè quello 2007-2013. Poi abbiamo la banca programmi comunitari dell'attuale periodo di programmazione 2014-2020, all'interno della quale trovate anche una scheda informativa in italiano dello strumento finanziario meccanismo per collegare l'Europa. E poi abbiamo anche una banca dati che abbiamo lanciato da poco, che è Programmi Comunitari 2021-2027 e quindi del prossimo periodo di programmazione, che fornisce diciamo, una prima informazione su quelle che sono le proposte di decisione attualmente in corso sui futuri strumenti finanziari dell'Unione Europea. Ancora noi abbiamo anche una newsletter. Ah, scusate, quello che vedete ora visualizzato sullo schermo appunto sono le schede presenti nelle due banche dati programmi comunitari 2014-2020 e 2021-2027. Questo che vedete visualizzato in questo momento è lo scadenzario bandi che contiene le scadenze di tutti i programmi comunitari, mentre all'interno delle schede presenti nelle banche dati c'è l'informazione relativa allo strumento finanziario con i suoi bandi collegati. Invece lo scadenzario bandi contiene lo scadenzario di tutti gli inviti a presentare proposte, chiaramente consultabile da quella più recente. Altra attività che facciamo è la produzione di guide utili e quindi che trovate nella sezione documenti, sempre del sito europa.formez.it, dove potete trovare l'ultima guida che abbiamo prodotto quest'anno su cosa fa l'Unione Europea per la salute dei suoi cittadini, ma abbiamo anche altre guide, quelle sui finanziamenti dell'Unione Europea, oppure quella su come finanziare lo sport, la mobilità ciclistica, il turismo sostenibile con i fondi europei. Abbiamo anche una guida utile per principianti su come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Quello che vedete evidenziato in rosso, invece, è sempre un estratto delle banche dati che vi ho presentato prima, che però è appoggiata sul sito sul focus web Innovazione Digitale del Formez PA.
Infatti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una specie di selezione di quelle che sono linee di finanziamento, ma anche dei bandi in scadenza per tutto ciò che concerne l'innovazione digitale. Quindi all'interno di questa pagina potete trovare sia le notizie che riguardano le ultime novità dall'Europa nel settore dell'innovazione digitale, ma anche la banca dati con questa, diciamo, selezione delle linee finanziarie che possono essere utilizzate per l'innovazione digitale. Infatti, come vedete, questo è l'interno della banca dati, quella segnalata col cerchio rosso, dove abbiamo selezionato essenzialmente quattro programmi, che sono il programma COSME, l'Horizon, che ha una buona parte di finanziamento nell'innovazione digitale, e il meccanismo per collegare l'Europa, ma anche il programma che riguarda le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini. Tenete presente che a volte però il tema dell'innovazione digitale può essere ritrovata anche in altri strumenti finanziari. Proprio qualche settimana fa è stato pubblicato un bando nell'ambito del programma Erasmus+, che è un programma essenzialmente di istruzione e di formazione, che però conteneva delle linee sull'innovazione digitale. Quando ci accorgiamo di questi bandi, in realtà poi li pubblicizziamo in questa pagina dedicata all'innovazione digitale. Queste invece sono le guide utili che produciamo, quindi quella per la salute, come vi dicevo, quella per lo sport e la mobilità ciclistica, quella sulle fonti di informazione in Italia sui fondi europei e poi come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. A queste dobbiamo aggiungere una guida un po' più ampia, che è come la guida ai finanziamenti comunitari, che comprende sia informazioni sui fondi strutturali che sui finanziamenti diretti. Altri servizi offerti dal centro sono una newsletter mensile che contiene le principali notizie, scadenze e iniziative dell'Unione Europea, che trovate sempre all'interno del Focus Web Europa, nella sezione newsletter evidenziata qui nel cerchietto rosso. E poi noi organizziamo giornate informative sugli strumenti finanziari dell'Unione Europea e partecipiamo con degli stand informativi ad alcune iniziative organizzate o dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea oppure di altri enti. E quindi per esempio partecipiamo come partner alla manifestazione Bici Rosa, abbiamo partecipato ai Giovani e l'Europa, il futuro da costruire insieme, ma anche siamo stati presenti con uno stand presso la Commissione europea al Giro d'Italia. Ora, diciamo, io avrei finito e volevo indicarvi quelli che sono i nostri punti di contatto. Potete chiamarci per ulteriori informazioni, ma anche per ospitare degli eventi sui finanziamenti europei. Lascio quindi la parola a Claudia De Stefanis, che è la responsabile della comunicazione presso la rappresentanza in Italia della Commissione europea e quindi anche responsabile della rete dei centri di Europe Direct, per un saluto e anche per qualche informazione sul futuro di questo strumento finanziario. Claudia, ti passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti, vi porto i saluti della rappresentanza in Italia della Commissione europea, che è a volte un oggetto un po' sconosciuto, spesso non si sa che cosa faccia, la rappresentanza in Italia della Commissione europea. Brevemente, la rappresentanza ha due compiti, innanzitutto quello di far capire ai cittadini che Bruxelles non è così lontana, ma insomma i due compiti sono di comunicare l'Italia in Europa, perché in realtà un compito importante è quello di fornire a Bruxelles delle informazioni aggiornate, quasi in tempo reale, sulla situazione politica, economica e sociale del nostro paese, per consentire ai servizi della Commissione di avere sempre il polso della situazione, di ciò che succede, e questo vale ovviamente per ognuno dei paesi membri dell'Unione Europea. E poi ha il compito di comunicare l'Europa in Italia, quindi di far conoscere ai cittadini le politiche, le priorità dell'Unione Europea e anche tutti i vari programmi e le opportunità offerte dai programmi che l'Unione Europea propone. E oggi qui siamo per parlare del meccanismo per collegare l'Europa, che è uno strumento per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture in tre grandi settori: energia, trasporti e telecomunicazioni.
L'obiettivo di questo strumento, di questo meccanismo, è quello proprio di realizzare dei progetti, promuovere la realizzazione di progetti che contribuiscano al completamento delle reti transeuropee, e questo dove i bilanci nazionali non sarebbero in grado di intervenire, quindi per la realizzazione di beni pubblici di dimensione europea. E in particolare oggi parliamo della sezione telecomunicazioni del meccanismo per finanziare l'Europa, e quindi ne parlerà il dottor Tatti dei dettagli del funzionamento di questo importante strumento. Io però invece vorrei fornirvi un pochino il contesto, in quanto siamo quasi alla fine del mandato di questa commissione e anche verso la fine della programmazione finanziaria. Cioè, siamo in piena programmazione finanziaria, ma insomma ci avviciniamo al 2020, alla fine dell'attuale programmazione finanziaria 2014-2020, e quindi siamo in elaborazione della futura programmazione finanziaria, quella che va dal 2021, che andrà dal 2021 al 2027. Allora, nell'attuale programmazione finanziaria 2014-2020, la sezione telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa ha una dotazione di bilancio di circa 1 miliardo di euro, di cui 870 milioni per le infrastrutture di servizi digitali che forniscono appunto servizi transfrontalieri per i cittadini, e il resto per le reti a banda larga. E attraverso questi fondi il meccanismo per collegare l'Europa contribuisce a migliorare la competitività dell'economia europea e anche però a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, e quindi promuove l'interconnessione, promuove l'interoperabilità delle reti locali, regionali e anche nazionali e l'accesso a queste reti. E si tratta di tante azioni diverse, circa 390 nei vari stati membri dell'Unione Europea e anche in alcuni stati che non sono membri dell'Unione Europea, e che riguardano 15 diverse infrastrutture di servizi digitali in settori molto importanti, tra cui la salute, la giustizia, la sicurezza informatica. Credo che poi verranno fatti degli esempi sui vari settori, ma insomma l'interoperabilità dei servizi sanitari per garantire sempre la continuità dell'assistenza, l'identificazione elettronica, che poi è un punto anche molto importante ovviamente per l'AGID, lo scambio di informazioni sulla sicurezza sociale, gli appalti elettronici, la sicurezza informatica, la sicurezza dei minori online, quindi tramite il safer internet. E poi la risoluzione online delle controversie commerciali, quindi è un settore che da pochissimo, insomma da pochi anni funziona, ma funziona molto, perché no ben 95.000 controversie sono state già gestite attraverso la risoluzione online, quindi la risoluzione stragiudiziale delle controversie commerciali. E tutto questo, alcune di queste infrastrutture sono degli elementi costitutivi, cioè consentono a loro volta di promuovere altri servizi digitali più complessi. E in particolare io ho veramente l'orgoglio di parlare di e-translation, perché è grazie proprio ai servizi della commissione che è stata realizzata. Io ero nella mia vita precedente assistente del direttore generale della traduzione della Commissione europea, e attraverso le grandissime memorie di traduzione della Direzione generale traduzione è stata realizzata dapprima una MTTC, quindi un insieme di servizi interni alla Commissione per sviluppare quella che poi è diventata e-translation. Quindi la ricchezza dei corpora multilingue della Commissione europea è stata messa a disposizione di tutti, perché questi servizi che sono interoperabili, che sono europei, devono anche essere multilingue, altrimenti l'interoperabilità si scontra con un problema fondamentale, che è quello della lingua. Quindi e-translation, che offre 10 milioni di traduzioni alle amministrazioni pubbliche. E poi, oltre alle infrastrutture dei servizi digitali, Wi-Fi for EU, quindi la connettività Wi-Fi negli spazi pubblici dei comuni, offerta laddove non ci sono ancora degli hotspot pubblici. Ed c'è stato un bando recentemente, tra l'altro, che ha avuto un grande successo presso i comuni italiani che hanno partecipato in massa. Credo che i risultati non siano ancora disponibili, ma insomma, la selezione porterà ad attribuire 15.000 euro per ciascun comune per poter appunto realizzare degli hotspot pubblici. E
E grazie quindi al meccanismo per finanziare l'Europa, sostanzialmente l'obiettivo è quello di fornire ai cittadini e alle imprese dei servizi digitali di alta qualità in tutta Europa. Però ci sono delle risorse appunto sostanzialmente limitate, considerando i grandissimi obiettivi di questo meccanismo. E quindi il problema era come affrontare la sfida in futuro. A maggio la Commissione europea ha presentato la sua nuova proposta per il bilancio per il periodo successivo al 2020, quindi nel periodo 2021-2027, il quadro finanziario pluriennale. E successivamente, tra fine maggio e inizio giugno, tutte le varie proposte per i programmi settoriali, che saranno molti di meno rispetto all'attuale programmazione, proprio per concentrare meglio gli sforzi. Saranno 37 programmi settoriali invece degli attuali 58. Ma la Commissione ha comunque deciso di rinnovare e di potenziare il meccanismo per collegare l'Europa, perché ovviamente è necessario investire ancora di più. Gli attuali investimenti hanno consentito di fare i primi passi, ma è necessario investire ancora di più nei settori dell'energia, dei trasporti e quello che adesso verrà definito digitale, per il quale sono previsti un po' meno di 3 miliardi di euro, quindi con un sostanziale incremento dei finanziamenti. Ovviamente si tratta, come dicevo, di proposte. E l'idea qui è appunto di realizzare banda larga ad altissima capacità, progetti che forniscono connettività gigabit per esempio per ospedali, centri di ricerca, per le scuole e che implementano la 5G sulle vie di trasporto. Poi ci sono tanti diversi obiettivi che sono precisati nella proposta della Commissione e è proprio a testimonianza dell'impegno dell'Unione Europea a fornire questa possibilità di un'Unione ben collegata e integrata, in cui i cittadini possono approfittare di tutte le opportunità offerte dal mercato unico. Dove siamo? Proprio recentissima, diciamo recentissimo aggiornamento, perché lunedì scorso, quindi 2 giorni fa, il Consiglio ha approvato una posizione sulla proposta della Commissione, la proposta che la Commissione aveva presentato a giugno. E sostanzialmente questa posizione, fatti salvi gli aspetti finanziari e orizzontali che sono rimandati ad un secondo momento, conferma, diciamo, la linea della Commissione rispetto all'incremento, diciamo, di importanza di questo programma. Quindi c'è un passo avanti importante proprio verso la riconferma di questo programma. Ultimissimo aggiornamento, proprio ieri la Commissione ha presentato una comunicazione che riguarda l'insieme del bilancio europeo, quindi in vista del Consiglio europeo del 13 e del 14 dicembre prossimi. Cioè la Commissione in qualche modo vuole garantire che questo nuovo bilancio, che sarà più flessibile, che spenderà molto per la digitalizzazione dell'economia europea, possa già avere un accordo di massima dei leader europei, questo Consiglio europeo, in modo da progredire sostanzialmente al Consiglio europeo di Sibiu, che sarà a maggio del 2019, con l'obiettivo di ottenere che questo bilancio possa essere approvato entro la fine del 2019. E questo consentirebbe poi di far partire i programmi con un maggiore agio, con una maggiore facilità, e quindi per permettere poi di essere immediatamente operativi dal 2021. Io avrei concluso qui e rimango poi ovviamente a disposizione per il finale. Grazie. Ecco, grazie Claudia per questa presentazione, ma principalmente così per averci dato un attimo quello che è una panoramica di quello che succederà nel prossimo periodo di programmazione. Ricordo che noi appunto abbiamo in linea ormai questa banca dati 2021-2027, dove se volete potete già trovare una scheda su questo programma futuro, sulla proposta di programma futuro del meccanismo per collegare l'Europa. Ora in chat casomai vi mando il link preciso. Ora lascerei la parola a Daniele Tat,
Monti, che ci farà proprio una presentazione del meccanismo per collegare l'Europa, ma solo per quanto riguarda il settore telecomunicazioni, perché in realtà il programma prevede tre linee che sono trasporti, energia e telecomunicazioni. Oggi di questo programma noi tratteremo solo il settore telecomunicazioni. Daniele Tatti fa parte appunto dell'AGID ed è responsabile del servizio rapporti europei e quindi fa parte dell'ufficio di coordinamento delle attività internazionali. Daniele, se ti vuoi collegare, ti lascio la parola. Grazie Claudio, buongiorno a tutti, vedo che siete numerosi, che mi fa molto piacere perché in Agid stiamo cercando di coprire tutta la catena del valore dei programmi europei di interesse per l'agenzia, non soltanto la preparazione dei programmi, l'assistenza nella fase ascendente legislativa dei programmi, ma ovviamente anche nella pubblicità. Bandi interessanti per la pubblica amministrazione. In particolare oggi parleremo quindi di CEF. Dopo l'introduzione di Claudia De Stefanis, ho poco da dire sull'origine, sul contesto di questo programma, però darò magari qualche altro dettaglio. La presentazione che faccio è abbastanza concisa, spero di non essere troppo dettagliato. Dunque, sostanzialmente il CEF Connecting Europe Facility, cioè il meccanismo per collegare l'Europa, è uno strumento finanziario che interviene su tutte le infrastrutture europee, quindi non soltanto telecomunicazioni, poi vedremo meglio di che cosa si tratta, ma anche e soprattutto dal punto di vista finanziario, trasporti e energia. Quindi il CEF interviene con interventi con azioni sulle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, non so, interconnessioni tra le reti elettriche dei vari paesi o trasporto di gas, molte cose. Nel campo delle telecomunicazioni i fondi sono sicuramente minori rispetto agli altri due settori, per ragioni abbastanza evidenti. Però va segnalato che in questo programma, nato appunto nel 2013-2014, dopo l'iniziativa era sostanzialmente focalizzata sulle telecomunicazioni nel senso vero e proprio, quindi per esempio banda larga, però nella preparazione, nella discussione di questo regolamento CEF che ha definito il programma, il Parlamento diede una brusca sterzata definendo un ambito più digital, cioè sui servizi digitali, piuttosto che sulle telecomunicazioni. Infatti, la parte di fondi che sono dedicati allo sviluppo della banda larga è minima. Quindi, più che telecom si potrebbe chiamare CEF Digital, ed infatti questo sarà il nome che prenderà il successivo programma nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Mi dicono che non si sente bene la voce, adesso va meglio? Spero di sì. Ok, spero che vada meglio. Quindi completiamo questa slide sull'origine e base normativa del CEF. Quindi l'obiettivo del CEF Telecom è la realizzazione di progetti di comune interesse. Parte per le reti di telecomunicazioni, ma in parte maggiore per i servizi digitali transfrontalieri di interesse pubblico. Quindi si tratta di servizi digitali che sono necessari alle pubbliche amministrazioni in conseguenza di normativa europea, oppure che sono utili alla crescita del mercato unico digitale. Queste sono le due finalità. Le infrastrutture di telecomunicazione si dividono in reti di banda larga e infrastrutture di servizi digitali o detti anche DSI, Digital Service Infrastructure. Bisogna subito notare che questi DSI sono distinti in due categorie. Una parte detti Core Services, cioè sono degli hub centrali che permettono l'interconnessione tra sistemi di vari paesi, e gli altri sono chiamati Generic Services, servizi generici, e sono dei proxy, cioè
delle interfacce nazionali verso gli hub centrali. La differenza è molto importante perché gli hub centrali sono diciamo, realizzati a cura della Commissione attraverso degli appalti che sono anche gestiti da loro. Mentre i servizi generici, cioè queste interfacce nazionali, sono realizzati attraverso bandi, che sono la parte quindi che ci interessa direttamente oggi. Un'ultima cosa sulle tipologie di DSI. Allora, i DSI sono di vario tipo, alcuni sono denominati building block, cioè sono delle infrastrutture elementari e le più importanti sono queste 5, queste 4, scusate, 5. I delivery, che è il sistema, diciamo, di trasmissione sicura di documenti o di posta, diciamo che la posta certificata è un esempio di delivery. EID è l'identità digitale, poi c'è la fatturazione digitale, la firma digitale e la traduzione elettronica, di cui parlava prima Claudio Stefanis. Adesso passiamo un attimo a vedere un attimo un esempio di DSI. Okay? Un esempio di infrastruttura di servizi digitali europea è ESSI, quindi è lo scambio di informazioni per la previdenza sociale. Questa è una piattaforma che serve a scambiare informazioni tra tutte le entità europee, le amministrazioni europee, che in qualche modo hanno a che fare con la previdenza sociale. Non soltanto l'INPS, ma per esempio è collegato anche il MIUR o che ne so, centri dell'impiego, comunque entità che ha informazioni che poi vanno a finire in un flusso di dati utile per la gestione della previdenza sociale europea. Questa piattaforma è asservita a una precisa normativa europea, come dicevamo prima, in questo caso il regolamento 883-2004 e 987-2009 per lo scambio di dati in forma digitale e un ulteriore regolamento di regole tecniche. Qui abbiamo al centro in blu, vedete questa nuvoletta blu è il backbone centrale a cui si interfacciano le reti nazionali, con le reti nazionali. Questi quadrati poi sono tutti le entità, le amministrazioni nazionali che hanno bisogno di accedere alla rete. Questo molto rozzamente è l'architettura di rete. Questo DSI si appoggia su tre DSI elementari, mattoncini o building block, che sono in questo caso i delivery, i EID e i translation, ed è chiaro perché c'è bisogno di autenticare gli utenti, c'è bisogno di tradurre documenti da una lingua all'altra e di trasmettere questi documenti in modo sicuro e certificato. Okay? Per dare un'idea, il DSI ESSI trasmette poco meno di 1 miliardo di documenti all'anno e ha circa 100.000 utenti sparsi in ben 10.000 unità organizzative a livello europeo, uffici periferici dell'INPS come degli equivalenti dell'INPS in altri paesi e via. E questo sistema è, diciamo, grosso modo terminato, quindi questa è uno dei primi, diciamo, grossi successi di CEF dal 2014. Questo dà un esempio, questa slide, di che tipi di azioni, di obiettivi vengono finanziati. Adesso questa è una slide non particolarmente leggibile, però ho preferito lasciarvi il più possibile dei particolari, dei dettagli che poi potrete esaminare se siete interessati scaricando le slide. Qui sopra, per esempio, a destra vediamo l'elenco delle azioni che sono state finanziate nel 2016. E quindi per esempio vediamo qui nella prima riga c'era un'azione specifica per l'Austria, 822.000 euro per finanziare la connessione degli enti austriaci al backbone. Analoghe azioni sono state poi diciamo, attivate per i diversi paesi, tra cui questa per l'Italia, per collegare il Ministero della Salute, circa 1 miliardo di euro. Okay? Qui sotto invece in quest'altro riquadro poi ci sono le azioni più recenti, 2017, che sono a malapena leggibili, ma le ho riportate per far vedere un po' il numero e la quantità di denaro che viene speso per questo singolo DSI.
Qui è una slide su cui però non vorrei dilungarmi molto. Questo era un esempio di come CEF Telecom per quel DSI, cioè spiega quali sono gli obiettivi e quali sono soprattutto i costi ammissibili. Quindi vediamo qua sotto, dal capitolo Actions, le proposte potevano richiedere finanziamenti per acquisizione di hardware, acquisizione di licenze software, installazione di, diciamo, punto di accesso standard che la Commissione ha preparato, che si possono poi diciamo, implementare, modificare a loro volontà. Si possono chiedere soldi anche per mettere su un team di assistenza IT e per fare formazione anche per gli utenti. Distribuire, installare questo software e così via. Quindi c'è tutto un pacchetto di possibili attività che il Paese può richiedere di farsi finanziare. Questo è un altro esempio rapidamente di DSI, BRIS, Business Registers Interconnection System, che è il sistema di connessione tra le imprese. Diciamo. Ogni paese ha un'architettura istituzionale diversa, quindi per esempio da noi. Una parte di questo ha a che fare con il Ministero della Giustizia, una parte con l'Unione Camere, ovviamente in altri paesi sono altre distribuzioni amministrative e anche qui c'è necessità di allineare i registri nazionali per una particolare finalità. Quando si verificano fusioni transfrontaliere o diciamo, per quanto riguarda gli affari esteri di un'azienda, tutto questo è stato istituito da direttive, da regolamento. Anche qui c'è un core service che è quello che vediamo qui sotto, che è il lab centrale gestito dalla Commissione, ed è tutto il sistema è diciamo, gestito attraverso due DSI elementari, quello per la chiamiamola posta certificata, per la comunicazione sicura di documenti e la firma digitale, perché ovviamente questi sono documenti che per la più parte sono diciamo, documenti firmati. E anche qui il termine dell'attuazione era già passato, quindi è già un'altra cosa che ha avuto successo. Rapidamente altre infrastrutture e servizi digitali, quelle per il procurement, la sanità, l'Online Dispute Resolution, che è una piattaforma della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e commercianti. Come vedete, per ognuna di queste infrastrutture, diciamo, è necessaria base normativa europea che motiva il finanziamento. Qui ho riportato alcune slide, ma ne parlerò solo di una per ragioni di tempo. Cioè, questi componenti CEF, questi DSI, che cosa consistono? Sono in realtà tante cose, cioè i servizi che i DSI forniscono ai fornitori pubblici e privati, i servizi online sono divisi in tre categorie. Per caso del DSI identità digitale, possiamo partire qui da sotto, se riesco a, ecco qua. Allora, c'è un set di specifiche tecniche, cioè la Commissione studia attraverso, poi vedremo quale organizzazione, quale tipo di gestione. Studia le specifiche tecniche che poi i vari paesi adottano, e questo facilita chiaramente l'interoperabilità anche quanto riguarda proprio il caso di identità digitale, c'è proprio un pezzetto di specifiche tecniche che specifica appunto il profilo EIDAS dello standard SAN, che serve per trasmettere, diciamo, asserzioni sull'identità delle persone in una certa maniera standard. Poi però il CEF fornisce anche dei servizi, enabling services, che aiutano diciamo, a implementare un DSI, quindi avremo del software, tipicamente viene prodotto del software generico che poi può venire adottato gratuitamente e modificato, ma anche dei servizi operativi che in certi casi sono servizi gestiti direttamente dalla Commissione, non in questo. L'identità digitale non ha un servizio centrale della Commissione, altri sì.
Poi però ci sono per esempio dei servizi di testing con cui i paesi possono verificare la compatibilità delle loro soluzioni di identità digitale con le regole europee, cominciare al regolamento eIDAS, e dei servizi di supporto. Poi ci sono dei servizi, diciamo, estesi che sono, diciamo, di aiuto ai paesi membri per coinvolgere tutti gli attori di un certo DSI. Gli stakeholder oppure le comunità, e questi sono servizi che aiutano, diciamo, a svolgere queste attività. Adesso, gli altri DSI, per esempio la firma digitale, offrono servizi diversi. Per esempio, qua abbiamo visto che EID non aveva servizi gestiti centralmente, ma la firma digitale sì, perché, per esempio, c'è una lista di stati membri, per stati membri di trusted list, una tecnicalità della firma digitale che è mantenuta direttamente dall'Unione Europea. Questo è un po' la differenza. Quindi, poi questo è invece il caso fatturazione elettronica, di cui parlerà molto più nel dettaglio la mia collega, Paolo Rossillo, che una diversa una distribuzione di servizi forniti al CEF ancora diversa rispetto agli altri. Adesso trascurerei tutte queste cose per passare ad una, anche questa è piuttosto complessa, ma volevo mostrare come i modelli strategici che ispirano il CEF Digital, CEF Telecom, e il modello strategico che ispira il piano triennale informatica della pubblica amministrazione sono molto, ma molto simili, e si ispirano poi a dei concetti e delle visioni di interoperabilità molto allineate, non a caso. Quindi, per esempio, se noi voi avuto la capacità, la possibilità, l'interesse di esplorare un pochettino questi aspetti del piano triennale, vedrà bene che quando nel piano si parla di ecosistemi, cioè settori di politica, di amministrazione verticali, sanità, finanza, scuola, eccetera, c'è una chiara corrispondenza con ecosistemi del CEF Digital, quindi per la previdenza sociale, la sanità, la giustizia, sono sempre quelli. E anche scendendo a questi altri livelli, nel piano triennale si parla di un modello di interoperabilità e di infrastrutture immateriali, che sono per noi lo SPID, pago PA, noi PA, fattura PA, eccetera. E questi hanno una corrispondenza, diciamo, abbastanza netta con i building block, cioè i DSI elementari del CEF, anche qui EID, firma digitale, invoicing, eccetera, eccetera. E poi, probabilmente, sotto, parliamo delle infrastrutture fisiche, dove in Italia identifichiamo queste infrastrutture con i data center della pubblica amministrazione, i cloud, l'infrastruttura di connettività. Anche lato Europa ci sono ovviamente i data center della Commissione a Lussemburgo, cloud, la rete, che so, Testa, che è una rete finanziata da un altro programma per favorire la connessione tra paesi membri. Quindi è importante ricordare che anche dal punto di vista delle visioni strategiche c'è una notevole analogia tra quello che fa il CEF e quello che facciamo noi, quando anche tanti altri paesi in realtà. Ho una slide sulla governance del programma CEF Telecom. Allora, questo modello di governo riguarda soltanto gli aspetti IT, perché gli altri, quelli diciamo più politici, sono in realtà gestiti qui a livello di comitato di coordinamento CEF. Comunque, grosso modo, al di sopra di tutto c'è un CEF Coordination Committee, che è un comitato di comitologia, per chi conosce il termine, è semplicemente un comitato di consultazione ad alto livello che la Commissione europea istituisce all'inizio di un programma, ed è previsto, di solito appunto, deve essere previsto dalla normativa che istituisce il programma. E questo comitato essenzialmente produce il programma di lavoro annuale. Quindi qua è la sede in cui gli stati membri danno l'opinione positiva o negativa ogni anno sul programma di lavoro.
e dopo un'opinione positiva il programma può venire adottato e diventa, diciamo, operativo. E sotto ci sono strati, diciamo, di governance un po' meno elevati, per così dire, ma anche qui c'è sempre la partecipazione di stati membri. Per esempio a livello dell'architettura del CEF, quella proprio architettura informatica anche, c'è da una parte un ufficio di gestione dell'architettura che è gestito e organizzato dalla Commissione, ma accanto poi ci sono dei gruppi di esperti, c'è cioè un gruppo di esperti, CEF Telecom, di cui per esempio io sono il delegato nazionale, che diciamo, interagiscono per definire l'architettura del CEF anche dal punto di vista informatico. Il gruppo esperti CEF Telecom in realtà fa anche altro lavoro, e cioè è quello che prepara il terreno per l'approvazione o meno del work program, del programma di lavoro. Quindi questa è anche la sede in cui abbiamo la possibilità di discutere con gli altri paesi cosa è utile per far finanziare dal punto di vista però concreto, perché poi la decisione finale avviene a livello superiore. Poi ci sono gruppi numerosi anche per quanto riguarda gli aspetti implementativi di ciascun DSI, sia dal lato commissione, cioè un ufficio di gestione operativa di questi DSI, sia lato, chiamiamolo, consultivo dei gruppi di esperti dove sono presenti tutti i paesi membri. E, per esempio, c'è un gruppo esperti su DSI dedicato all'identità digitale. E potete immaginare quale numero di persone, di documenti che preparano l'attivazione di un web program. Adesso mancano solo 3 minuti, ma credo di farcela. Volevo dare un quadro del programma di lavoro 2018. Sostanzialmente, dunque, questa tabella riassume per ciascun DSI, che vediamo qui, quante azioni, quanti, diciamo, sottoprogetti, no? Quante call verranno attivate nel 2018 per i core service, la parte centrale gestita dalla Commissione, e i servizi generici, quelli per i quali vengono indicati i bandi a cui siamo interessati a rispondere. Questa parte qua viene in realtà finanziata attraverso appalti, viene realizzata attraverso appalti e ci riguarda di meno. Questa invece attraverso call, ed è quella che più interessa. Qui c'è scritto anche qual è la durata in anni di ciascun intervento, ok? Diviso per core service platform e generic services. Quindi non so, si prevede che per DSI, e-identification e e-signature, firma digitale, identità digitale, ci si metterà un anno per realizzare la parte centralizzata e un anno e mezzo per completare poi il collegamento con i vari sistemi nazionali. Qui potete vedere che il numero di call per ciascun DSI è molto variabile e varia molto di anno in anno. Per esempio, prima abbiamo visto che ESSI è stato, diciamo, completato nel 2018, però in realtà questi appunto non ci saranno call per la parte dei servizi generici, ci stanno però degli interventi di appalto per completare la parte centralizzata. Qui in fondo ci sono due DSI nuovi, quello di archiviazione e quello per il pagamento mobile peer-to-peer. Questi due nuovi DSI ci permettono di legarci all'ultima slide che volevo far vedere, stanza all'interno della governance del programma. C'è anche spazio per far evolvere l'architettura, decidendo ogni anno se aggiungere nuovi pezzi al puzzle, quindi nuovi DSI di cui si può dimostrare l'utilità. Okay? E quindi nel 2016 quei gruppi che vi ho mostrato prima sono stati coinvolti nella valutazione, nella decisione di quali altri DSI introdurre, e la decisione finale portato all'introduzione di quei due nuovi DSI che ho indicato prima. Tutte queste decisioni si appoggiano su una serie di studi che la Commissione Finanze, l'ultima volta ne ha commissionato una a Deloitte,
per valutare la sostenibilità a lungo termine dei servizi digitali, delle infrastrutture di servizi digitali. Quindi l'idea è che da un lato bisogna capire quanti fondi saranno necessari per realizzare ciascuno di essi e poi anche come questi servizi, una volta che sarà completato, sarà ultimato il programma, si sosterranno finanziariamente. Cioè, quando l'Unione Europea non finanzierà più la loro costruzione, la loro gestione, bisogna capire dove prenderanno i soldi per continuare ad esistere. Quindi le varie ipotesi sono che diciamo, ogni TSI potrebbe essere adatto ad una forma di uso a pagamento, per esempio, oppure che il governo nazionale li paga, oppure che c'è un'altra forma di sovvenzione europea. Anche altre ipotesi interessanti sono quelle su chi gestirà questi TSI, questi pezzi di architettura. E ci sono ancora, diciamo, diverse ipotesi, potrebbe essere creata un'agenzia decentrata apposta per questo, oppure potrebbe essere definito un CEF2, che probabilmente è esattamente quello che avverrà con CEF Digital, il successore di questo programma, oppure, che ne so, affidamento alla Commissione europea della gestione di ciascuno di questi DSI. Questo è un po' quadro, non credo di avere molto altro da dire, magari rimandiamo alle domande. Sì, grazie mille per questa presentazione. Daniele, abbiamo un commento da parte di Bruno Citarella che dice: al sud abbiamo ancora area in digital divide dove l'infrastruttura NFO è ferma per questioni burocratiche tra Open Fiber e Telecom, esempio Campania. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a Sì, questo commento. come ho detto all'inizio, il programma CEF Telecom, malgrado il nome, è nato con una precisa decisione politica che ha focalizzato lo sviluppo delle infrastrutture, focalizzato il finanziamento sullo sviluppo di infrastrutture di servizi digitali e lasciando quindi una parte, direi, residuale di fondi a quella che inizialmente era il suo principale obiettivo, quello di aiutare lo sviluppo della banda larga, principalmente nelle aree dove c'è digital divide. E tra parentesi voglio solo segnalare un po' scherzosamente, il digital divide sicuramente è caratteristico di certe aree del paese, aree geografiche del paese, ma non bisogna dimenticare che ce ne sono anche nelle zone centrali delle grandi città e se personalmente io, nella mia abitazione, ho una banda che non è affatto larga e non pare che pare che ci possano essere evoluzioni a breve termine, proprio perché l'infrastruttura cittadina alle volte impedisce l'adeguamento in tempi rapidi. Vabbè, a parte questo, sì, in generale il CEF dedica po pochi fondi a questo e gli interventi che sono permessi dal regolamento CEF e dalle linee guida CEF Telecom sono soltanto quello di facilitare il reperimento di fondi di altra fonte, cioè privati. Quindi questo genere di interventi non riguarda, cioè, gli interventi principali per il superamento di digital divide posso dire che non riguardano il CEF Telecom. Perfetto, abbiamo un'altra domanda da parte di Loredana Gasparri. I bandi sono di competenza dei comuni? Bandi, dunque, dipende dai bandi. Okay. Per esempio, come ricordava la collega della rappresentanza, una parte del CEF Telecom si chiama Wi-Fi for EU, quella per lo sviluppo di punti di accesso Wi-Fi nei comuni. E quello è sì, è focalizzato proprio sui comuni, questo sì. Altri molto meno, perché quando per esempio si parla di entità digitale, interventi sono tipicamente indirizzati a membri intesi come amministrazioni competenti per questo tipo realizzazioni, sia per l'identità digitale che per la fatturazione elettronica, che sono due temi in cui proprio Agid è regolarmente
presente nelle proposte approvate, perché sono delle call che sono indirizzate anche e soprattutto a grandi enti o anche a privati, non c'è sempre solo pubblici, realizzare progetti particolarmente grossi, diciamo, infrastrutturali. Perfetto, abbiamo un'ultima domanda da parte di Giorgio Cannella. Se non adeguatamente manutenute, le strutture digitali diventano obsolete dopo pochi anni. Chi manuterrà e gestirà i DSI qualora la Commissione dell'UE decidesse di Beh non sì, infatti finanziarli ho più? risposto alla sua domanda nell'ultima slide. Infatti una delle preoccupazioni della Commissione, ma anche degli Stati membri, è di assicurare la sostenibilità a lungo termine di questi DSI. Da un lato è abbastanza naturale che l'Unione Europea intervenga per sussidiarietà, cioè quando è meglio spendere soldi tramite programmi europei piuttosto che aspettare che gli Stati membri si mettano d'accordo tra di loro, no? Quindi è più facile, più efficiente, più efficace. Dall'altra, appunto per questa ragione, l'intervento non può essere eterno. Quindi da un lato il programma CEF avvia un certo processo, come abbiamo visto abbastanza complesso, e stimola tutte le amministrazioni europee ad attivarsi. Dall'altro però bisogna anche mettersi d'accordo su cosa succederà dopo. Per adesso, diciamo, come avete visto nella slide, ci sono degli orientamenti, non è proprio ancora pacifico, c'è una soluzione universale, caso per caso, il DSI ha le sue idee, ma ci vuole un'evoluzione successiva che probabilmente sarà data anche nel corso della vita restante del programma. Perfetto, grazie mille per queste risposte e anche per l'intervento. Quindi lascerei ora la parola a Paola Russillo, sempre dell'area trasformazione dell'Agit, che invece ci presenterà un progetto cofinanziato nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, sezione telecomunicazioni, in questo caso nel settore della fatturazione elettronica, che si chiama e-Igor. Paola, non ti vediamo, ti puoi collegare per webcam? Perfetto, Eccoci. ciao, ti saluto e ti lascio anche la parola. Buongiorno a tutti. L'obiettivo del mio intervento è di raccontare attraverso un esempio pratico il ciclo di vita di una proposta CEF, dalla presentazione della proposta fino alla fase di rendicontazione. Quindi non mi soffermerò molto sui contenuti tecnici della proposta, ma ovviamente poi siamo disponibili sia durante la sessione delle domande sia offline a rispondere anche a domande relative al contenuto specifico. Ok. Allora, la prima domanda. Perché Agid ha partecipato al programma CEF con questa call e in generale? Allora, per noi il programma CEF è molto interessante. Noi partecipiamo pienamente a questo programma, abbiamo tre progetti conclusi, tre progetti in corso, due proposte consegnate sulle quali speriamo di ricevere un esito positivo a breve e una proposta a cui non partecipiamo direttamente, ma a cui abbiamo partecipato come approvazione da parte del Member State. Racconterò nelle slide successive quali sono i vari ruoli e cosa significa essere Member State di una proposta. Dunque, per noi è interessante per tre motivi principali. Innanzitutto perché è assolutamente un driver di accelerazione nell'adozione delle architetture standard di interoperabilità a livello europeo. Quindi sicuramente da questo punto di vista è un acceleratore che funziona, l'abbiamo visto appunto con i progetti conclusi. Il secondo aspetto è che ci consente di portare avanti e definire delle architetture centralizzate che possano essere utilizzate sia a livello nazionale sia come interoperabilità e quindi possiamo utilizzare gli standard, capire anche meglio gli standard e eventualmente indirizzare dei punti che bisogna in qualche modo indirizzare appunto. Il terzo aspetto non è legato necessariamente al progetto specifico o al programma specifico, ma come tutti i programmi di collaborazione internazionale, questo ci consente di stabilire, di definire dei gruppi di lavoro di rilevanza nazionale ed europea, quindi anche con
la collaborazione di soggetti internazionali che possano essere utilizzati anche per definire ulteriori progetti, non necessariamente all'interno del progetto, ma per mettere su dei progetti di collaborazione per ulteriori progetti dopo il CEF. Venendo al progetto di cui parliamo oggi, il progetto al momento della partecipazione era già, diciamo, un po' in piedi. Uno degli aspetti importanti per tutti per partecipare alle proposte europee e in particolare anche per il CEF è di avere a disposizione un partenariato solido. Non ce l'avevamo, c'era Agid, l'Agenzia delle Entrate, che era responsabile appunto dell'architettura di fatturazione elettronica, Intercenter, che aveva e ha delle competenze molto, molto specifiche sull'infrastruttura a cui abbiamo fatto riferimento, che si chiama PEPPOL, ma in generale sono le infrastrutture standard che utilizziamo per i progetti CEF. Avevamo Union Camere, che ci poteva aiutare per la parte di implementazione dal punto di vista delle imprese, InfoCert, la Certification Authority, che ci ha aiutato, che poi è diventato anche, come diceva Daniele, per la gestione un punto di riferimento, e un'azienda, Celeris Group, che ci ha aiutato per le competenze specifiche, la parte di interoperabilità e per fare proprio gli use case specifici di interoperabilità transfrontaliera. Allora, non racconterò tutti i dettagli, ma ho questa slide per mostrare come appare una call CEF. La call CEF fa riferimento al programma generale del CEF e specifica i contenuti della call di riferimento. Quindi, come Daniele ha spiegato, ci sono diverse call e diversi interventi per ciascuna tipologia di building block e di intervento. Questi interventi vengono declinati in call specifiche con delle date specifiche, che appunto hanno poi declinano il contenuto di dettaglio. Questo era il contenuto della call a cui abbiamo partecipato con il progetto IAGOR. Ho messo in graffetto dei punti che sono interessanti per spiegare la differenza delle call del programma CEF rispetto ad altri programmi anche un po' più famosi, come per esempio Horizon. In particolare c'è una differenza che è fondamentale: il programma CEF finanzia progetti che devono andare in esercizio, quindi l'adozione reale di architetture, di building block da mettere in esercizio. Quindi non sono progetti di ricerca e innovazione, ma sono proprio dei fondi per accelerare l'adozione, quindi la messa in esercizio delle architetture. Sono progetti trasfrontalieri, quindi sono focalizzati sulla parte di interoperabilità e di adozione degli standard, e fanno riferimento a degli standard esistenti, ma restano aperti, come si vede, ad altre opzioni che comunque fanno riferimento a standard internazionali. Questa era la normativa di riferimento per il nostro progetto. Quindi, anche qui, senza entrare nel dettaglio di ciascuna normativa, si vede, abbiamo delle direttive a livello europeo sulla parte di fatturazione elettronica che sono state adottate con degli interventi legislativi a livello nazionale e sono stati declinati in Italia. E per la parte di fatturazione elettronica, quello che si prevede è che le pubbliche amministrazioni ricevano, siano pronte a ricevere ed elaborare le fatture che sono fatte nel formato europeo. Quindi noi dobbiamo essere pronti a scambiarci le fatture sia verso l'esterno che verso l'interno secondo i formati europei. La direttiva, la deadline per il recepimento della direttiva è novembre 2018. L'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali va da aprile 2019 e per le pubbliche amministrazioni locali aprile 2020. Ecco, questo è un esempio in cui il progetto CEF ci ha aiutati ad accelerare ed essere pronti per il recepimento della nuova direttiva. Vado rapida su questi aspetti perché molto probabilmente in questa sede sono più interessanti gli aspetti di gestione, perché poi ci spaventa sempre un po' a partecipare a progetti finanziati, però in questo caso poi vedremo che è piuttosto semplice. Quindi appunto, il progetto nel dettaglio, il progetto e quindi ha avuto l'obiettivo di adeguarsi alla direttiva europea sul formato della fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni italiane.
Questo è un progetto che è stato presentato a valere della Call Chef del 2000, la prima Call Chef del 2015. Non era il nostro primo progetto, abbiamo partecipato ad altri progetti, ma questo è un progetto del 2015. Il budget totale del progetto era 1.680.000 euro, finanziato al 75%. La tempistica. Quindi su questa slide vediamo la tempistica e le varie fasi del progetto. Quindi la prima è chiaramente la consegna della proposta. Consegna della proposta è stata effettuata, se c'è un po' di rumore dall'altra stanza, e la proposta è stata consegnata a febbraio 2016, alla scadenza della call. E il primo punto che mi piace dire è che la presentazione della proposta, nel momento in cui c'è un progetto reale da portare avanti, è piuttosto semplice. Non è una proposta su cui bisogna lavorare molti mesi, bisogna deglutire chiaramente obiettivi, attività, piani, dettagli, però è un lavoro di coordinamento, un lavoro appunto di razionalizzazione dell'idea che è già in corso, ma non è un'attività molto pesante. La proposta è stata approvata, sempre nei tempi del piano, a giugno 2016. L'agreement è stato firmato, l'agreement quindi il contratto con la Commissione europea, in particolare con l'INEA, l'agenzia che si occupa della gestione, è stato firmato a novembre 2016 e noi abbiamo cominciato il progetto a gennaio 2017. Qui ho preso questo esempio perché c'è un punto importante da sottolineare per la partecipazione al progetto. L'ho un po' anticipato, ma qui lo risottolineiamo. Noi abbiamo dovuto chiedere una proroga per il progetto. Il progetto aveva una durata di 12 mesi. Abbiamo chiesto una proroga per questo progetto perché la pubblicazione delle regole tecniche a cui facevamo riferimento è stata leggermente ritardata. Però appunto il progetto doveva andare in esercizio, quindi la fine del progetto è l'avvio in esercizio. Per cui è stato necessario prorogare il progetto per essere pronti a mettere in esercizio qualcosa che fosse realmente coerente con la normativa vigente. Il progetto quindi è stato chiuso ad aprile 2018. A giugno 2018, nei tempi necessari per rendicontazione, previsti per la rendicontazione, è stata presentata la rendicontazione. A settembre 2018 abbiamo avuto la validazione da parte dell'INEA e adesso siamo in attesa del pagamento, quindi diciamo un processo molto lineare e su questo non abbiamo riscontrato particolari criticità, per cui sia dal punto di vista dell'interazione con l'INEA che dal punto di vista dello svolgimento del progetto è stato tutto lineare. Devo dire che la linearità di questo processo non l'abbiamo riscontrata soltanto su questo progetto, l'abbiamo riscontrata in realtà su tutti i progetti. Quindi anche da questo punto di vista l'esperienza è stata molto positiva. Adesso nelle prossime slide vado leggermente nel dettaglio delle varie fasi principali, presentazione della proposta e rendicontazione. Allora, per la presentazione della proposta l'INEA mette a disposizione un sito internet di cui vedete il link in basso, che è molto, molto dedicato a tutte le informazioni necessarie sia per la presentazione della proposta, sia per l'accesso al portale per la consegna della proposta, che avviene tutta online, anche quindi da questo punto di vista è piuttosto semplice, sia la bozza del grant agreement, quindi il grant agreement che poi si andrà a firmare, per cui si può già rendersi conto di quali impegni si vanno a prendere. Per la parte tecnica, quindi la proposta ha due parti, la parte tecnica e la parte amministrativa. La parte tecnica, ripeto, molto lineare, contiene tutti gli elementi essenziali, quindi la descrizione delle attività, la definizione delle milestone del progetto, la definizione di dettaglio del piano di progetto. E poi chiaramente la descrizione del contenuto del progetto, quindi quello che si andrà a implementare con la proposta. La parte amministrativa molto leggera anche rispetto ad altri bandi di carattere per esempio nazionale, contiene due parti principali, la descrizione dei partecipanti, una parte di anagrafica e poi solo per alcune tipologie di partecipanti, in particolare soggetti privati e solo per alcune soglie di importo
quindi in particolare per importi superiori a 60.000 euro, e diciamo in metal call anche importi anche più elevati, ma soltanto per importi elevati e per alcuni soggetti è necessario aggiungere due elementi che sono l'operational capacity e la financial capacity. Sono una descrizione delle capacità tecniche e operative del soggetto per portare avanti l'iniziativa all'interno del progetto e la sostenibilità finanziaria della somma che è stata richiesta. La parte C che si trova nelle slide è una dichiarazione, ovviamente sempre rispettata da parte dei progetti gestiti dalla pubblica amministrazione, di seguire le procedure di assegnazione di appalti pubblici che vigenti a livello nazionale. Per il ruolo dei partecipanti, dunque, prima citavo il ruolo del member state. Per questi progetti a cui abbiamo partecipato è necessario che la proposta sia approvata da un member state. Che vuol dire? Vuol dire che questi progetti, i progetti CEF, devono essere approvati da un ente competente a livello nazionale in quanto rilevanti come progetto nazionale. Il Member State è generalmente a livello europeo, è il ministero competente per quell'argomento. A livello italiano anche le agenzie e le autorità che hanno la delega specifica sui particolari argomenti possono fungere da Member State. Faccio l'esempio, Agit funge da Member State per tutta la parte relativa alla digitalizzazione. Quindi il Member State è il soggetto, in questo progetto Agid, che ha approvato dal punto di vista tecnico la proposta come rilevante a livello nazionale. Il coordinatore è il soggetto che può essere separato dal Member State oppure può coincidere con il Member State. Nel nostro progetto coincide con il Member State perché Agid funge anche da coordinatore, ma il coordinatore del progetto è colui appunto che coordina le attività a livello tecnico durante l'esecuzione del progetto ed è colui che poi assicura la coerenza delle spese rispetto agli obiettivi del progetto. Gli altri partecipanti sono beneficiari del progetto come tutti gli altri nella stessa ottica degli altri progetti europei o nazionali e sono responsabili per la qualità dei propri deliverable e per l'effettiva assegnazione dell'imputazione delle spese, assegnazione delle spese e tutto ciò che riguarda la parte amministrativa e dalla propria parte. Da alcuni progetti, per alcune soglie di spesa, è necessario che le spese siano validate da un auditor o comunque un soggetto esterno, per esempio per la pubblica amministrazione può essere la Corte dei Conti che validi le spese del progetto. Questo succede soltanto per livelli piuttosto elevati di totali di progetto assegnato, di budget assegnato a ciascun beneficiario e di totale di budget richiesto per quel beneficiario da parte come finanziamento. Nel nostro caso non era necessario. E i costi ammissibili in linea di massima come elenco di tipologie di costi ammissibili sono state descritte da Daniele. Io qui ho riportato un qualche punto che poi viene anche specificato nelle FAQ pubblicate direttamente sul sito dell'INEA, però io qui ho specificato alcuni punti che sono quelli poi maggiormente richiesti anche dai beneficiari che di volta in volta partecipano ai nostri progetti, quindi ho pensato fosse interessante poter riportarli direttamente anche qui. E la prima domanda che ci fanno spesso, ma il costo del personale interno è ammissibile per questo progetto, questa tipologia di progetti? La risposta è assolutamente sì. La seconda domanda relativa a questo è, ma io come faccio a gestire oppure posso gestire all'interno del progetto tipologie di personale parasubordinato, in particolare contratti a progetto, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, eccetera. Allora, per il programma CEF, la risposta è sì, con le condizioni che trovate nella slide, ovvero le persone fisiche che hanno un contratto diretto con i beneficiari del progetto, possono essere considerati come costi eleggibili,
qualora appunto la persona sia contrattualizzata con un contratto che dica che quella persona lavora sul progetto in collaborazione, indipendenza, secondo le direttive dell'ente con cui è contrattualizzato. Poi appunto nella bozza di grant agreement c'è la dicitura esatta all'articolo 19.2 e 19.2 e quindi si possono vedere i dettagli lì. E i costi di hardware è un'altra delle domande che ci viene spesso fatto e la risposta in questo caso dipende dalla specifica call. Bisogna controllare all'interno della specifica call se questa tipologia di costi è gestita o meno come finanziamento. Licenze software sono ammissibili. E altra domanda che ci viene spesso fatta è eventuali costi di preparazione della proposta, per esempio se mi faccio aiutare da un consulente esterno, sono ammissibili? La risposta è no, perché i costi che sono ammissibili sono tutti e soli quelli che incorrono, quelli in cui, insomma, che hanno avuto un'applicazione dalla data di consegna della proposta. Altra domanda che ci fanno spesso, soprattutto le pubbliche amministrazioni, è: posso utilizzare risorse di un contratto di manutenzione evolutiva che ho già in corso? E la risposta è sì. E questi sono costi subcontracting, anche qui regolati nel dettaglio dal Grant Agreement, ma in linea di massima possono essere considerati. E l'ultimo punto di quelli, diciamo, che ci chiedono più spesso è costi indiretti, se i costi indiretti possono essere inclusi nella proposta. La risposta è sì. E in questo caso, per questo programma, la gestione è piuttosto semplice perché c'è il 7% flat che viene gestito e non deve essere rendicontato. Per la gestione della rendicontazione, quindi abbiamo detto tutto ciò che tutte le regole del CERC sono di rendicontazione, di gestione del CERC, sono contenute nel Grant Agreement di cui è già disponibile la proposta sul sito, la bozza. Nella firma noi non abbiamo avuto particolari problemi di negoziazione, le modifiche sono state fatte sostanzialmente quella anagrafica, l'inclusione nella parte tecnica di ciò che avevamo dichiarato nella proposta, quindi da questo punto di vista anche è stato molto lineare. La rendicontazione finale è anch'essa molto snella, quindi è fatta da due parti, il Financial Technical Report in cui si riporta nel dettaglio tutto ciò che è stato fatto nel progetto e l'Individual Financial Statement in cui ciascun beneficiario rendiconta nel dettaglio le proprie spese e il tutto viene raccolto in un documento complessivo che viene consegnato all'INEA. E come per tutti i progetti è possibile un auditing successivo da parte della Commissione europea, per cui tutti i beneficiari devono conservare la propria documentazione come per tutti gli altri progetti. Ok, questa è l'ultima slide in realtà, così lasciamo un po' più tempo per le domande. Allora, cosa abbiamo imparato rispetto a questa esperienza che cerchiamo di riportare anche negli altri progetti? Allora, sicuramente, ripeto, un'esperienza molto positiva che replichiamo e stiamo riscontrando anche sugli altri progetti, quindi sicuramente sì. E positiva per diversi aspetti. Innanzitutto, tempistica certa della gestione del progetto, sia per la parte di valutazione della proposta, sia per tutte le altre scadenze verso l'INEA. Il secondo aspetto è un eccellente supporto da parte dell'INEA. Ci sono persone con cui si instaura un rapporto di comunicazione piuttosto semplice, riceviamo risposte in maniera molto rapida su tutte le tipologie di necessità che esprimiamo, anche una certa flessibilità nella gestione appunto di eventuali proroghe o altre esigenze. Le procedure amministrative le abbiamo trovate piuttosto agili e snelle, quindi appunto poca documentazione da dover consegnare. E per noi è molto importante quello che avevo detto all'inizio, cioè questo progetto finanzia progetti di attuazione,
quindi non necessariamente ricerca e innovazione, ma proprio progetti che ci aiutano a mettere in campo ed accelerare la digitalizzazione a livello nazionale. L'interazione con i partner di progetto è produttiva sia per il progetto, ma soprattutto per andare avanti con le altre iniziative nazionali. E non ultimo, cioè ultima, ma per noi anche molto importante, questi progetti ci sono serviti molto per la formazione del personale interno, sia per la parte di gestione dei progetti finanziati, sia per la parte di interoperabilità, ma anche per estendere le conoscenze sulle varie tematiche dei differenti progetti che gestiamo. Punto di attenzione, in realtà uno solo, a cui appunto che abbiamo riscontrato per la prima volta in questo progetto, ma a cui stiamo attenti su tutti i progetti, l'allineamento della roadmap normativa. Perché, ripeto, è necessario per la validazione del progetto che il progetto dia un risultato che sia in esercizio e quindi è assolutamente consigliato verificare bene le tempistiche di attuazione dei progetti e lo stato di prontezza nel mettere in campo queste iniziative, anche rispetto alle proprie roadmap interne di sviluppo, risorse disponibili e quant'altro, perché altrimenti lì si rischia di avere il problemino di non poter completare il progetto e perché non si è pronti per andare in esercizio. Su questo ovviamente non si può andare in deroga perché è molto importante, cioè il punto cardine di tutto il programma, come appunto spiegato bene Daniele, è di accelerare la messa in opera di questi building block di interoperabilità. Io ho finito e non so se ci sono domande a cui potrei rispondere, quindi chiedo a Claudio. Paola, grazie mille, sei stata chiarissima. Abbiamo una domanda da parte di Francesco Coppola che ci dice: vorrei capire come richiedere nella stesura del progetto l'eventuale manutenzione delle apparecchiature oltre la scadenza del Ok, progetto. questo vuoi rispondere tu? Se hai qualcosa da dire anche tu. Va bene, faccio Boh, avvicinare anche Daniele così siamo. se riusciamo a entrare, sì, più o Sì. meno. Sì, diciamo, ripeto un po' quello che avevamo detto prima. Le spese, i costi elegibili per il finanziamento sono naturalmente quelli che vengono sostenuti durante la durata del progetto. Questa è la regola generale per i progetti cofinanziati. Quindi la risposta letterale direi che no. No, esatto. Naturalmente spesso esistono progetti che durano, che proseguono anche oltre la durata della call perché magari viene bandita un'altra call che ha proprio lo scopo di proseguire le attività che ancora non sono state completate. Però generalmente questi aspetti sono competenza delle amministrazioni nazionali. Ricordiamoci che il punto di attenzione che ricordava Paola sull'allineamento tra normativa nazionale e normativa europea è proprio è il nucleo del programma CEF, perché da un lato le componenti finanziate dal CEF sono richieste da normativa europea, che servono a una interconnessione, comunicazione paneuropea, per processi tra più paesi, tra più amministrazioni europee, e dall'altra però anche le amministrazioni nazionali che partecipano in generale alle proposte finanziarie devono avere, tramite la presenza di un rappresentante dello Stato membro certificabile, diciamo così, come tale, devono dare la garanzia che quello che stanno facendo è allineato con la propria normativa nazionale. In questa maniera si suppone che paese, ricevuto l'aiuto per costruire diciamo, il sistema compatibilmente alle normative europee e nazionali, assuma poi in sé il compito di continuare a gestirla o in modo operativo. Quindi l'intervento dell'Unione Europea è sussidiario, nel senso che dà l'aiuto dove sarebbe sicuramente meno efficiente, meno efficace se gli Stati membri fossero lasciati soli, e poi offre anche magari attraverso le componenti
componenti centralizzate, i core services, anche dei pezzi di architettura che poi converrà la Commissione europea a gestire e a finanziare dopo il termine del progetto, ma per la parte nazionale è sottinteso, diciamo così, che lo Stato membro poi continuerà a finanziarlo secondo la propria normativa. Sì, nei nostri progetti, infatti io l'ho dato per scontato, ma è molto importante questo punto, nei nostri progetti facciamo in modo di aver partecipato anche il soggetto che poi sarà disponibile a mantenerlo. Quindi questo è un punto molto, molto importante da gestire, infatti definizione del partenariato. Volevo anche aggiungere una cosa, se è possibile. In realtà, quando presentiamo delle proposte di progetto da far finanziare all'Unione Europea, ci viene anche chiesto appunto di indicare la sostenibilità del progetto, cioè in che modo noi intendiamo far sopravvivere il progetto al di là del finanziamento. E quindi in realtà è un nostro compito quello di indicare alla Commissione in che modo noi vogliamo farlo sopravvivere, che più o meno è in linea con quello che avete detto voi. Intanto volevo ringraziare i relatori che sono stati brevissimi, anche perché l'argomento è abbastanza complesso e invece siete riusciti comunque a tradurlo in maniera abbastanza semplice. E poi volevo ricordare una cosa a tutti i nostri partecipanti. E che cioè che il 12 dicembre noi saremo ad Ostia, dove parleremo di finanziamenti europei, dove illustreremo appunto le fonti di informazione e anche la differenza tra fondi strutturali e finanziamenti diretti. Quindi se volete approfittare di questa giornata in presenza, su Eventi PA al 12 dicembre troverete questa ulteriore attività che però vi ripeto è in presenza. Io volevo quindi ringraziare i relatori, direi che non ci sono più altre domande e Ok, ci grazie a voi. sentiremo presto per altre iniziative. Arrivederci.